Ciao a tutti e buona domenica. Oggi parliamo di una frase. Il lavoro nobilita l'uomo. Ma prima, e ho sempre desiderato farlo, sigla! Questa è una frase magica, il lavoro nobilita l'uomo, ed è vera, è sacrosanta, tutti dobbiamo lavorare, tutti dobbiamo portare i soldi a casa per pagare bollette, mutui, macchine e tutto. Ma questa è una riflessione che mi viene perché è domenica, no? Quindi il giorno di riposo, il giorno in cui ci si può dedicare al tempo libero, alla famiglia, ai figli. Però ho pensato questo. Noi lavoriamo per nobilitarci ed è questo è sacrosanto. Lavoriamo per partire da zero ed arrivare a tanto. Quindi più si lavora, più si ha. Più si produce, più si guadagna. Questo è il metro sacrosanto di giudizio in questa società. Ok, ora voi mi direte, adesso Davide che ci dirà, starà sognando sul non lavorare più? No, perché io sto sempre con i piedi per terra e sono un grande lavoratore perché sono stato educato al lavoro dai miei genitori, dalla mia famiglia, il lavoro come cosa più importante, laura. Ma alcune volte si pensa che il lavoro sia la vita. Ma questo non deve essere, perché se tu sprechi la tua vita nel lavorare, morirai senza averla goduta, senza aver dato mai adito alle tue passioni, alle tue fantasie, ai tuoi sogni di viaggio, oppure semplicemente al tuo hobby, alla tua passione. Chiaramente, se si deve adesso partire dalla frase di Darwin, no? Perché il lavoro nobilita l'uomo, l'ha coniata Darwin, Charles Darwin, quello dell'evoluzione, no? Le Galapagos, le iguane, le giraffe che col collo sempre più lungo per arrivare, la teoria dell'evoluzione, Darwin, lo conoscete tutti. Che succede? Che Darwin aveva coniato questa frase per dire che anche il lavoro faceva evolvere l'uomo nobilitandolo, no? Ma adesso non è più così. Cioè, non è che siamo più nel Medioevo o in un'epoca dove si era più ricchi con tre sacchi di farina in più o con una mucca o tre pecore in più. Non è più così. Adesso si è ricchi se si riesce, questo è sempre un mio parere, adesso si è ricchi secondo me se si riesce a vivere dignitosamente e a lavorare il meno possibile per vivere dignitosamente. Ora, quando si è nella ruota del criceto, no? Uno non riesce più a fermarsi perché la mattina si sveglia sempre più presto per andare a lavorare, per produrre di più, per guadagnare di più, per non far mancare nulla alla famiglia. E questo è questo è tragico per noi, perché non siamo più alla ricerca della nobiltà del lavoro, noi siamo oppure di un posto di lavoro che ci dia serenità. No, noi siamo alla continua ricerca di reddito, quindi di soldi, non di un lavoro. Siamo alla continua ricerca di qualcosa che ci porti dei soldi, un reddito, dei posti da reddito, come diceva qualcuno. Ed è vero, ma il posto da reddito sta rovinando questa società, perché ci sono alcune persone costrette a lavorare per campare che hanno e per avere quel reddito anche minimo per sopravvivere.
Io non voglio con questo video assolutamente sminuire il lavoro, anzi, io ripeto, io sono uno stacanovista, io sono un grande lavoratore. Per qualsiasi tipo di lavoro che ho fatto nella mia vita, ho sempre dato il massimo nel lavoro ed è stata sempre una cosa molto importante per me. Però dico, ma vale la pena lavorare 8, 10, 12 ore al giorno per poi fare cosa? Per poi ritrovarsi magari anziani e non aver potuto dare sfogo alle proprie passioni e ai propri sogni. Non perché io cerco di riuscire a dare sfogo alle mie passioni e ai miei sogni, però come sarebbe bello non lavorare e restarsene a casa la mattina, svegliarsi, andare a farsi dello sport, poi andare in giro con la propria famiglia, poi leggere dei libri, poi vedere dei film, poi disegnare, pitturare, dipingere, dedicarsi alla propria auto, dedicarsi al proprio camper o al modellismo, a qualsiasi hobby. E questo risulta almeno per me difficile farlo durante la settimana. Cioè, se tu pensi che devi svegliarti la mattina, andare al lavoro, telefonate, con mail, di tutto un po', tu riesci a ritagliarti. Guardate dove sto io adesso. Io sto nella cameretta di mio figlio, perché mia moglie e mio figlio sono usciti un attimo dopo che da questa mattina ci siamo svegliati e quindi gioca, sai, arrampicate sui muri, fai di tutto. Ecco dove sto io a registrare il video, dentro la cameretta, l'unico posto tranquillo all'interno della mia casa. E quindi un video solamente per dire che il lavoro nobilita l'uomo, ma secondo me, se uno avesse un reddito fisso, mensile, che gli permettesse di non lavorare, per me tutta questa nobiltà nel lavoro non ci sarebbe più. E soprattutto la gente inizierebbe a fare ciò che gli piace veramente e non ciò che è costretta a fare per rimanere su questo filo sospeso nella società moderna, frase filosofica quasi. Ok, è stato sempre un piacere, un saluto, alla prossima. Ditemi se vi è piaciuta la sigla, ne vado fiero. Grazie, ciao, un saluto, ciao.